E cari amici, siamo qua alla discoteca Non Solo Moda. Cari amici, oggi sabato è il 14 di aprile 2018, siamo qua in Piemonte, nei pressi di Ivrea, alla discoteca Non Solo Moda. Una volta era il menù. Non Solo Moda, menù. Anche il menù. Da ultimo. Fa leggere una scritta. Sì, sì. Non Solo Moda. Alla discoteca e siamo qua a visitare, a fare questo urbex. E siamo. Possiamo partire. Stefano Urbex, di nuovo. Stefano Urbex Urban. Gennaro Gelmini. YouTuber Mauri Urbex Vlog. Gennaro Gelmini. E White Demons. Matteo. White Demons. White Demons. No, io non c'avevo Urbex, okay. Io sono l'autista. Lui è l'autista. Fai questo cazzo. Allora, non modiamo, stiamo a modare. Iniziamo. Sai come volte hai scoperto che c'era vestiti bene. Cari amici, spero che la ripresa sia venuta ottima. Non Solo Moda. Vedete? E qui inizia il nostro urbex. Tanto vale andare a continuarlo. Siamo qui nella campagna del Piemonte. Un bel posto, la parte davanti, e ci accingiamo ad entrare anche più all'interno. Guardate le montagne piemontesi. Ecco il chiostro, e qua un altro chiostro, e partiamo. Qua tipo una fontanella, una piscina. Cari amici, siamo qua a un soppalco della discoteca Non Solo Moda. Questa spezzone la facciamo direttamente nel soppalco perché abbiamo dovuto salire su una scala un po' pericolante. No, la scala tiene benissimo, però senza i parapetti, e quindi sinceramente venire su un'altra volta, la seconda volta. Ti gira la testa. Già è difficile la prima volta venire su, evitiamo la seconda volta. Sento qua che si muove. Quindi soppalco così, aspetta, no, non devi stoppare. Perché ci stanno riprendendo con la videocamera, però facciamo un tutt'uno. Adesso prenderò la videocamera, faccio io la discesa con la videocamera. Tieni acceso, mi passi la videocamera, faccio la ripresa e saliamo. Sì, Gennaro sì. Gelmini, YouTuber Mario Urbex Vlog, e Stefano Urbex Urban. E White Demons, che sarei io. E adesso faccio la ripresa. Che... Permetti che scendo prima io. Sì, sì. Se volete scendere, bene. Facciamo la ripresa che scendiamo giù dalle scale. Io dico, non era per niente facile venirci una volta. Io direi di far andare un po' avanti il Mauri, così io la faccio senza fermarmi. Perché il trucco forse su questa scala è per farla, vedete che non c'è il parapetto. Il trucco per fare questa scala e farla piano, continuare la curva gradualmente finché si finisce, altrimenti veramente basta un errore e si finisce lì sotto, e comunque è un certo dislivello. Quello io cerco di illuminare, quello è la scala. Ah, qua è la parte bagnata di pioggia, di acqua. Questa è la scala che abbiamo sceso, quindi non, nulla è facile qua. Sembra tutto facilissimo, ma nulla è facile. Vedete che qua di nuovo tutto bagnato, non so se vedete.
però c'è l'acqua. Quindi sembra facilissimo entrare qua dentro, poi ci sono dei pericoli assolutamente nascosti. Però siamo in buona compagnia e quindi dovremmo riuscire a continuare senza troppi pericoli. Quello era il soppalco dove stavamo e quella è la parte dell'entrata. Ok, benissimo, a dopo. E allora, in poche parole, qua, in questa discoteca qua, era di lusso e che erano con giacca e cravatta, venivano a ballare solo con giacca e cravatta, se no non ti facevano entrare. Poi qua facevano anche le riprese in diretta, come vedete lì ci sono le videocamere, quelle da... Quelle allora, qua poi abbiamo una, quella lì è verso l'entrata, appunto che si entrava per invito. Qua un disegno e qua addirittura sì, la zona dove, ecco, le parti c'erano, vi ricordate le camere di una volta, quelle grosse, enormi? Qua facevano le riprese in diretta, ecco, incredibile, ma sono rimaste ancora, perché praticamente, insomma, erano rimaste ancora. Di là i vetri, ecco, io allo specchio, benissimo, sempre con la solita ciccia. Che, e vedete, cari amici, stiamo continuando. Questa è proprio una vecchia macchina. La vecchia macchina da ripresa. Solo questa è la macchina migliore, solo sta macchina qua per me. E che quello che l'operatore stava inseduto la videocamera. E qua la macchina da ripresa. Cari amici, siamo ancora alla discoteca Non Solo Moda di Ivrea ed ecco i macchinari che facevano appunto le riprese, prendi pure anche un po' tutto. Facevano le riprese in diretta dentro la discoteca. Naturalmente erano i macchinari di una volta con le cassette VHS, veramente. Erano i macchinari da cinepresa che facevano ancora su rullino. Naturalmente erano macchinari pesantissimi, quindi avevano un certo bisogno di supporto logistico. E si faceva quindi tutto all'interno, di solito, delle sale. E qua abbiamo diversi macchinari, questo, e poi abbiamo quest'altro, addirittura si poteva, se riesco, salire sopra e riprendere il tutto. Prendi tutto l'audio pure, tanto qua si dovrebbe, l'audio si dovrebbe sentire bene. Sì, si sente bene. E rimbomba anche un po'. E con questo macchinario facevano le riprese e le prendevano, vedete, poi si girava, se volevi stare a Luna Park, si girava e si facevano le varie riprese. Alcuni macchinari non li hanno presi perché era solo ferro veramente pesantissimo, quindi era anche inutile rivenderli perché man mano hanno fatto i loro anni questi macchinari. Mm-hmm. E benissimo, andiamo a vedere anche il terzo macchinario, questo tutto in giro, addirittura con le rotelle, vedremo un po' tutto il macchinario, interessantissimo, qua poi un bellissimo specchio, uno specchio, specchio da discoteca, vederci. E facciamo vedere, facciamo il giro così. Qua appunto vedete siamo proprio veramente, vai pure lì, siamo veramente alla Non Solo Moda, si vede? Sì, no, non si vede, si non vede. Non Solo Moda, con queste belle colonne naturalmente. Finte però. Non finte, colonne vere però chiaramente non di 2000 anni fa, ma del 1900. No, è compensato, cioè sì, No, direi metallo. Metallo. E acciaio, colonna di acciaio. Qui una saletta. Una console. Un musicatecno. Se prendo pure da lì, facevano la musicatecno. E qua avremmo trovato DJ con i dischi, quelli di una volta,
non roba del sì, qua è musica techno molto, molto pompata, la musica ci spingeva così. Sì, è bene, una volta faceva sì. Faceva proprio girare e pian piano. Qui c'era il piano del mister. Non il disco, ma era proprio, bisognava dare l'effetto del graffiato del disco. Qui c'è, qua c'è un'altra videocamera, un altro supporto per videocamera professionale. Un'altra di quelle macchine, questa s'alzava, si abbassava, è rimasto ancora l'apparato che la fa funzionare, sì. Che non è elettrico, se no non lo potremmo fare. Beh no, e qui c'è il cilindrello. Quindi tra l'altro, anche le persone che facevano questo lavoro avevano dei muscoli incredibili. Perché queste cose pesano tantissimo. Certo, c'hanno il sistema idraulico però. Se mettete pure il peso della videocamera, erano veramente tantissimi chili. Eppure c'era chi lo faceva. Chi lo faceva era veramente Mauro, inquadra tutto il macchinario con me. Il macchinario me. Chi lo sapeva fare, chi lo faceva, evidentemente veramente faceva palestra. Perché uno che non faceva palestra o andava in giro per boschi come faceva, se no non lo sapeva, non lo poteva fare. E lo faceva con la videocamera sopra, ovviamente, quella grossa. E qua continua. Ah, ci c'è la sala grande. Mauri, quindi la sala tecno, Ma piove dentro qua. Oh, va, hanno sfondato il muro di compensato. Sì. Sono usciti fuori, ma hanno messo poi un vetro, ma non si vede che anche... Ah, sul giardino. Sì, Mauri, andiamo. Quindi siamo sempre con YouTuber Mauri e naturalmente Gennaro Gelmini dalla bella sala. Mi riprendo io, cari amici, come se fossi con la macchinetta. Guardate. Adesso, cari amici, non ci perdiamo assolutamente. Adesso vado a riprendere i miei compari di spedizione alla Non Solo Moda, discoteca di Ivrea, in Piemonte. Eccoli, non sono poi così tanto lontani. Ecco le luci. Arriviamo qua appunto le macchine. Qua tutto l'armamentario di prima. Qua un compensato che è caduto da sopra. Qua continuiamo la nostra spedizione. Ed ecco i nostri amici, devo accendere la videocamera, la luce. Dici, allora, di pure qua, Stefano. Qua è la sala dove si sedevano, ci sono i divanetti, era solo per sedersi qua. Non si ballava qui dentro. Sì, una sala, diciamo, dove le sale di riposo delle discoteche. Era già ubriaco, che c'erano, attenzione ai fili, non è elettricità, ma ci sono dei fili di mezzo, voi non li vedete. Qua c'erano dei divani. Naturalmente era attrezzata di divano, adesso amici, perché poi si sedevano, sì, parlavano, bevevano insieme, bevevano un drink e si riposavano. Questa ecco, adesso si vede bene. Abbiamo trovato un attrezzo da un attrezzo da una cazzuola e qua appunto i divanetti dove si sedevano per riposarsi, e abbiamo tutta l'aria attrezzata, sì, a riposo. Qua c'era tutta la spugna. Si veniva in pratica a ballare la notte. E allora Stefano, riprendimi un po' che dico. Quindi, cari amici, si veniva a ballare la notte e ovviamente ogni tanto nel ballo poi ci si riposava anche un po'. Si riposava e questi
erano i divani, naturalmente con impellicciati, un po' meglio, non... qua rimane praticamente la cosiddetta armatura del divano, però si riposavano qua quando non ballavano, perché si ballava tutta la notte, in pratica mettiamo dalle 8 di sera, dalla sera alle 20 della sera, fino alle 5 del mattino erano a ballare. Ogni tanto me lo e 6, fino alle 6 l'orario. Alle 6 staccavano. Un di frutta riprendevano. Ecco. Benissimo. Ok. Perfetto. Perfetto, eh. Bene. Passato, siamo sempre con Stefano Urbez Urban, tutti i nostri amici, youtuber Mauri, Urbez Vlog. Stiamo parlando la discoteca. La discoteca. Passiamo di qua. Dai bagni, si passa dai bagni. Dai bagni. La sala dei bagni. Di qua i bagni. Qua c'era un'altra cosa, questo è il guardaroba, c'era. Qua dove mettiamo la roba adesso. Non l'abbiamo visto però di là, qua hanno distrutto un po', cioè guarda roba qui. Di là era appunto il soppalco e l'uscita. Fai vedere qua, aspetta, arriviamo. Guarda roba, te lasciavi un euro, l'entrata era di là, lasciavi un euro. E lasciavi i vestiti qua. Adesso andiamo il guardaroba per i vestiti. Bene, ecco un metodo di sicurezza della discoteca: non si restituiscono i capi e le borse durante la serata per prendere oggetti o soldi, perché non si sa mai, è giusto, motivi di sicurezza a volte, si sa mai. Questo ve lo faccio vedere meglio, è dove tenevano i vestiti. E qui le persone arrivavano e lasciavano i loro vestiti. È molto grosso la parte. Qua abbiamo anche delle sedie per lo staff che lavorava. C'era gente che lavoravano proprio per tenere i vestiti dei clienti. Tutti numerati. Ognuno davano un tagliando e li numeravano. Guardate, abbiamo ancora dei tagliandi, vedete? 248, 74, 75, 69. Beh. Cari amici, maglione antipanico. Sì, azionare solo in caso di emergenza, però sinceramente guardate per quanto rimane, perché e quello è il locale che adesso andiamo a visitare, di tutta l'attrezzatura che di volta in volta poteva servire alla discoteca, alla discoteca non solo moda, tutte le parti, tutto ciò che l'armamentario di ciò che serviva, versione completa, facciamo vedere tutto. Amici, abracadabra, la sfera di cristallo ci dice avremo futuro, dai. E adesso cosa visitiamo? Praticamente dove tenevano l'armamentario, le cose per sistemare la discoteca. No. Quindi il locale, com'è che si chiamava questo locale? Non solo moda. Vabbè, è Primo Milù. No, Primo Milù. Ah, questo qui è il locale attrezzeria della discoteca. Per? Attrezzeria, sì, della discoteca. Il locale degli attrezzi per tenere sistemata la discoteca Non Solo Moda. Adesso vi faremo vedere tutti gli attrezzi. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Stefano Urbez Urban. E lasciamo la nostra sfera di cristallo cercando di non rotto nulla, perché per carità non abbiamo mai rotto nulla. E a questo punto allora Mauri, riprendimi che faccio vedere tutti gli attrezzi. Che stavo cadendo giù qua. Sta attento, non ci sono buchi, ma ci sono Ci sono meglio. Molte masserizie qua. Riprendi me e le cose che faccio vedere. E tanto ci mettiamo pochi minuti. Una spazzola. Tipo, riprendi anche me mentre riprendi le cose.
una spazzola tipo anni addietro, per questo si legava con lo straccio e così puliva lo spazzolone per pulire. Poi vari ingranaggi, prendi sempre con me. Questo era un ingranaggio direttore del gas. Varie parti, anche la parte sopra. Poi abbiamo vernici e acidi, però intendiamoci, gli acidi per pulire o gli acidi per togliere, anche disincrostare, togliere le vernici, anche finiture, vernici varie, acidi varie per finiture. Brillante. Lucidante per plastici, per cose plastiche. Questo era meno acido, per non spaccare la plastica. Con me le cose, Mauro, insieme metto. Allora, poi abbiamo vari altri. Questo sarà un bel acido. Difatti, mi raccomando, gli acidi non vanno mai tenuti in mano così, anche a non sapere che acido sia. Mi raccomando. Un po' e varie soluzioni, varie tutte le parti che si usavano, anche vari acidi ancora qua, ma sono acidi per lavare, per pulire, per tinteggiare, per che sono rimasti quello lì è per la moquette, se vedi. Sì, magari questo vediamo moquette, shampoo neutro per moquette e tappeti, esatto. Detergente profumato per lavaggio manuale nelle stoviglie. Ma praticamente sembra di andare al mio magazzino dove prendo per fare il lavoro. Qua c'è vario cemento. Addirittura cemento. Mamma mia! Ma mica mi ammazzo, però. Ormai si è indurito perché ha preso umidità. Evidentemente ha preso acqua e spesa. Difatti lì si vede tutto il cemento rimasto. E qua altre mensole, stavolta di luci di ricambio, qua, pezzi vari, di come si lavora in discoteca, tutti i vari, le varie cose sui visti. C'è la vite piccola che mi serviva. Questo qua per lo spago. Intesi, io dico così, non ci portiamo via nulla dagli urbex, perché tutto ha una storia qua dentro. E quindi, a parte che è un posto ok, non è giusto prendere la roba, ma anche, mettiamo che questo mi serve per i pomodori, no, non lo prendo per legare i pomodori, no, all'orto, facciamo finta, non lo prendo perché questo ha una storia, questo vale un euro, vale, ma anche se valesse 100 euro, questo fa parte di questo luogo, non conviene mai, io consiglio di non prendere mai nulla di urbex. Uscita di sicurezza, e difatti continuiamo la nostra visita. Mauri, prendi tutto. Sì. A posto così, questa è la sala, inventario di tutto ciò che occorreva per tenere sistemato la discoteca. Ok, basta così, chiudo. E cari amici, qua ci sono dei bagni con ancora le pareti rimaste come un tempo. Incredibile. Cari amici, siamo sempre noi, e qua i bagni rimasti come un tempo alla discoteca non solo moda di Ivrea Piemonte. Beh, incredibile. Fire, fuoco, perché questa discoteca ci fu un incendio e dopo chiuse. Purtroppo ogni cosa ha il suo tempo. Ecco, qua mi vedo meglio. Sempre Gennaro Gelmini assieme a YouTuber Mauri e Stefano Urbez Urban. Stiamo visitando la discoteca non solo moda di Ivrea, Piemonte, Italia, con i bagni. Cari amici,
riservato, eh? Mi raccomando, rispettare riservato. Riservato a noi ospiti. Qua tracannavano, alcolici. La stanza sembra proprio, potremmo dire, una cucina, eh? Quello che rimane di una cucina. Anzi, dove tenevano anche gli alcolici, quindi un po' cucinavano qualche cosa, ma anche cucinavano e tenevano gli alcolici qua. Alcolici di alta gradazione, tra l'altro. Beh, e qua si continua, sempre alla discoteca, non solo moda. Caspita, la sala grande. Siamo arrivati alla sala grande. La sala che ha preso fuoco. Questa qua. Ah, ecco. Poi l'hanno cercata di restaurare, vedi che l'hanno ripresa e dopo alla fine l'hanno abbandonata. Ah, la sala che ha preso, la sala grande, questa sì. Qua. E un'altra cosa, anche che non c'era tanta sicurezza con le leggi di adesso, c'era tanta sicurezza e qua di sicurezza ce n'era poco e niente. La sala che, Mauri, la sala che ha preso fuoco. Vai a vedere lì che vedi meglio. La sala che... Riprendimi un po', Mauri. Ok, allora. Perfetto. Cari amici, siamo alla sala della discoteca Non Solo Moda di Ivrea, Piemonte Italia, che ha preso fuoco. Quindi, come ha detto Stefano Urbez Urban, la sala ha preso fuoco, hanno tentato di ristrutturare, ma poi i fondi, i soldi mancavano, è lasciato così. Andiamo un po' a vedere. Sono belle cose che sono rimaste. Ecco a noi i vari tavolini per riposarsi quando si veniva in discoteca. I vari tavoli. E poi abbiamo... Questa è la sala che ha preso fuoco. Che è la sala? Riprendi i muri, vedi. Una sala fantastica, questa è la sedia. Una sedia di caucciù, di giunco. Si scala comodissimo qua. Con i divanetti, quanti divanetti. Ha preso il fuoco poi questa sala. Facciamo vedere un po' tutte le cose. Qua abbiamo vari mobili dell'antica. Minchia, sono antiche. Del genere. Questi mobili, sai quanto costa se li vedi? Prendo anche vari mobili addirittura di vetro rimasti e vari mobili, utensilerie rimaste. Guardate, cari amici. Mobili, adesso riprendo bene un mobile dentro il mobile, bei mobili di legno, rimasti tal quali. E queste, vedete la parte che ha preso fuoco, che roba, com'è il mondo, tutto bello, capitano questi inconvenienti. Dovuti a cosa l'incendio? È provocato dai fili. È troppa potenza, cortocircuito. L'impianto è andato in cortocircuito. L'impianto audio, l'impianto di corrente elettrica. Che roba. Com'è la vita? In un attimo si perde. Eh sì, perché surriscaldava e ha preso fuoco. Perché non era norma. Surriscaldamento dell'impianto elettrico. Non era norma di legge, solo quello. Ah, quindi forse senza messa a terra. Di legge, e allora quando ha preso fuoco i fili. Te pareva. Magari sì. Cari amici, sembra appunto veramente allora l'impianto elettrico che ha preso fuoco. Benissimo. Fa parte del Urbex, altrimenti ci sarebbe ancora la discoteca qua. Sì. Però così. Almeno però facciamo vedere l'Urbex, chi lo sa che un bel giorno possa tornare questa discoteca Non Solo Moda
come bei vecchi tempi, sarebbe veramente bello. E questo l'atmosfera urbex è questa. Sì. Caduto solo un pacco. Caduto un pacco, cos'è che era caduto? Cazzo fa, questa è la cassa. Caduta. La cassa. Sì, sì, dalla corrente questa. Ah, la centrale elettrica, la centralina elettrica. No, la centralina questa qua è la centralina elettrica. Attaccare l'amplificatore. Magari è quella, chi lo sa se è quella da cui è partito l'incendio. Sì. È partito l'incendio. Sembra una cosa proprio non a norma. La centralina, questa qui è l'allarme, in poche parole. C'è scritto qua l'allarme. Qua la centralina non ha funzionato niente, si è scatenato l'incendio. A volte vedete, cari amici, basta una centralina così che non funziona come dovrebbe e si scatena l'incendio. L'abbiamo trovata per caso lì tra le cose, è caduta per terra mentre passavamo, pensate com'è la vita, e abbiamo scoperto come era potuto accadere l'incendio. Una sedia, io la chiamerei sedia stravolta. Una sedia stravolta in soprattutto qui al non solo moda. E si continua, cari amici, arrivo. Che roba, incredibile, cari amici. Delle parti in vetro. Si continua, cari amici. I nostri amici già escono. Bene, siamo usciti dalla sala grande e con tutte le Alpi, guardate che posto incredibile, e siamo qui a Ivrea. Ciao a tutti, la via francigena. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Stefano Urbez Urban. Via Francigena. Via Francigena. Importante la via Francigena. Una chiesa veramente strana, chiesa di San Michele, con delle statue che sembra all'interno, si racconta la leggenda, sembra di vederle per... E poi sono trasfigurato le statue. Questa chiesa, siamo a Montalto d'Ora, in provincia di Ivrea. Amici, dove andate? Sono qua sopra ad aspettarvi. Sono qua sopra la scala, sopra qui, e sopra i monti. C'è un panorama sopra i monti fantastico. Cari amici, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Like, iscrivetevi, supportate se volete. Gennaro Gelmini, Stefano Urbez Urban, Mauri, youtuber Mauri Urbez Vlog. Ecco. Mi raccomando. Like. Ciao. Ciao. Ok, perfetto. Mauri, inizio a filmare. Salve a tutti, cari amici. Siamo nell'orto del Buon Gelmini. Stiamo facendo spazio per le piantine qua che abbiamo qua. Vedete, qui c'è le melanzane ibride e prospera. La melanzana ibrida prospera, molto resistente. I peperoni. Sigaretta,
i peperoni a sigaretta e le cipolle di Protea. Manco i pomodori che non abbiamo trovato. Però per il resto c'è tutto, quasi. Qui adesso stiamo cercando. Bene, allora continuo un po' a zappare io, sì, magari. Dai, zappa lì, prepara la colla. Da di qua. Da là Mauro, che si viene bene. Che io cerco di. Ma a me proprio, guarda, sono bravo a scrivere, ma. E ognuno ha il suo lavoro, eh. Ognuno è bravo a fare qualcosa, ma io sono bravo a scrivere, ma sinceramente a zappare. Avevo l'orto sul Lago Maggiore, all'Aveno, sul Lago Maggiore, sempre in provincia di Varese, qua siamo a Varese, ma sinceramente anche lì era più le lumache rosse che c'erano che il resto. Qualcuno appunto diceva che proprio in quegli anni sono arrivate le lumache rosse dal Canada, perché le lumache rosse sono canadesi, sono arrivate dal Canada, si ipotizza con praticamente con legname. Il legname per i mobili negli anni 80, tipo Aiazzone che comprava il legname così, magari anche dal Canada, e vendevano il legname, però nei tronchi d'albero all'interno c'erano le lumache, quindi veniva il legname dal Canada assieme alle lumache. Vabbè. Quindi, qualcuno diceva che ce le lanciavano. venivano con il legname. Vengono sempre dall'estero con qualcosa. Come le zanzare a tigre, veniva dentro i copertoni delle auto della Cina. Sì, la zanzara a tigre. Dentro i copertoni delle auto? Sì, dentro i copertoni, sai che facevano le gomme. Le gomme in Cina, in Pakistan, sì, in Corea, e dentro magari quando pioveva si formava un po', loro si nidificavano dentro, ora che arrivavano qui in Italia si espandevano perché erano dentro i copertoni, perché pioggia lì, la zanzara tigre è una zanzara estera in fin dei conti, non è una zanzara. È stata importata tramite le gomme delle auto, sì, incredibile, sì. Già negli anni 80, metà anni 80, poi si è espansa nel 90, 95. E dicono che il coleottero che mangiava, c'era il coleottero che mangiava praticamente i tronchi del castagno, e dicono che sia arrivato tramite i sacchi di juta del riso. Del riso dall'estero, dall'India. Poi si è ambientato, il clima qua è cambiato. E abbiamo avuto degli anni. Allora non riuscivamo a importare sempre dalla Cina un altro coleottero che mangiava le larve di questo coleottero che minacciava il castagno. Dopo diversi anni abbiamo importato quell'altro coleottero per mangiare l'altro coleottero ancora. Insomma. Qua facciamo un po' di spazio mentre si mantiene un attimo di ciel sereno, perché praticamente dopo poi potrebbe venire a piovere dopo. Bene, tutto un po' erbacchio, un po' se c'è qualche erba buona. Di come si chiama, Mauri? Erba di menta, non so. Di menta, magari la scegliamo e facciamo le piantine di menta dentro le cose. Per esempio questa qua, no? Questa piantina qua, la menta, la pianta di menta. Beh, poi vediamo. E si continua. Niente, bene così. Ma questo spazzetto qua lo bagniamo un po' così. Sì. Questo spazzetto qui. Poi dovremo bagnare un po' il terreno e per ammorbidirlo, e poi dopo cominciare a scavare le buchette per. Sì, per le piante. Altre piante di menta. Dai, se sei stufo dai a me. No, beh. Beh, sì.
Ma io sono... Vabbè, Maurizio, ma... Dai, dai, prego. Riprendimi, tu fai i tuoi commenti da Urbex. Ma... da buoni Urbex. Da buoni Urbex, come ti dicevo, Mauri, c'è sempre qualche novità, quindi qualche bel posticino lo stiamo per trovare, no? Sì, abbiamo trovato diversi. E poi sarebbero anche da allungare tutte quelle esplorazioni a tutti i luoghi che non siamo riusciti a ultimare, magari. Quindi ce n'è ancora tanto da fare, in realtà. E sarebbe bello portarli avanti in questo periodo, perché c'è una cosa bella, Mauri, di questa zona di Varese, che qua siamo vicino al confine, quindi magari delle zone sono disabitate, però magari appunto non ci abita proprio nessuno, e quindi è interessantissimo andare a esplorare. Beh, difatti qua c'è un bruco verde. E lascialo. Dove? Aspetta. Dove? Salviamolo. Ma ci fa prendere. No. Cari amici, un bruco verde. Voi sapete di quale farfalla è questo bruco? Boh. Però sembra una farfallina buona, perché ci sono quei bruchi, invece questo è un bel bruchetto di quelli carini. Lasciamo un po' libero qua. Bene, Mauri, allora facciamo dopo con le piantine, Ok. Sempre YouTuber Mauri, Urbex Vlog. Eccomi qui. E buon Gennaro Gelmini. Qua sono queste radici, fa vedere le Mauri da vicino. Si trovano queste radici, figurati. Così è il terreno qua. Ditemi voi come dobbiamo fare, che questo è il terreno. Tutto pieno di radici e sassi. Cari amici, noi continuiamo intanto, abbiamo fatto uno stacchetto. Okay. Continuiamo a zappare. Ok, chiudo, ciao. Vai? Sì, vado. E cari amici, siamo qua all'orto a zappare un po'. Ma d'altronde noi facciamo quello che possiamo. Oh, voglio andare a vivere in campagna. È tutto pieno di sassi, così. È un terreno di lago. E allora, come tutti i terreni di lago, sono un po' così, costurpati. Non è che si riesce a fare chissà che cosa. E Mauri, passami allora sì. La piantina. Prendi. Allora, io prendo la piantina qui. Una piantina di cipolla di Trapea. Si riesce, Mauri? Sì. Abbiamo piantato in pratica, quindi ci sono le melanzane viola, che mia mamma, sono favolose, mamma, le melanzane viola, ecco. E poi qua il peperone, ecco, il peperone verde. Ecco che la piantina, perché adesso ti seguo, la metteremo a dimora, un bel tutorial orto. A dimora dell'orto, a dimora dell'orto. Qua la piantina, intorno un po' di terra di questa. Alessandro, che è così bravo, Alessandro Natalini, con l'orto. Incredibile che adesso, oggi è, cos'è il... Oggi è il 28 di aprile. Non è no, il 29 aprile. Il 29 aprile 2018, è la domenica, e in effetti non è lo stesso orto. Cioè, Alessandro Natalini, lui coltiva dalle parti di Ancona, nelle Marche, e lui ha un bel terreno, la terra buona,
e fa dei prodotti fantastici, i suoi video fantastici. Noi abbiamo Terra di Lago e viene così. Alessandro, accetta quel che c'è. Accetta, cioè, contenti che qua si stia facendo un mazzo tanto. Cioè, qui è Terra di Lago. Qua in mezzo dai, adesso guarda, devi... tutti amici, guardate, le piante vengono. Sì. Le piante vengono. Sì, sì, bellissimo. Adesso devi venire in mezzo, è rimasta vacante quella striscia lì. C'è sempre qualcosa vacante. Leggo. C'è sempre qualcosa vacante. Leggo questa cosa qua. Allora, melanzana ibrida, ma fa pure vedere con me, tanto non si legge questo. Fa vedere tutto. Melanzana ibrida prospera. Melanzana ibrida prospera. È praticamente varietà a frutto grosso, tondo di colore viola chiaro. E alla mamma piace tanto più magari la melanzana napoletana. Abbiamo trovato questa. Mamma, questa tiene bene se c'è qualche lumaca, qualche cosa. Questa è buona, prospera. Ok. Poi, peperone ibrido a sigaretta. Pianta vigorosa con frutti di forma allungata, ottimi per la preparazione sotto aceto. Questa ti piace, mamma? A tutti, poi per tutti indico. E poi avevamo Mauri. Quale? Ah, la porca puttana, le cipolle di Tropea. Allegria. Le cipolle di Tropea. Bulbo di colore rosso intenso, di calibratura media, cioè di grandezza media. Il sapore è molto dolce, permette a tutti il consumo. Buonissima, mettiamo. Cipolle di Tropea è buona. Però guarda che, sì, devi fare prima, togli lì, ecco, guarda che te la tieni mi. Guardate che belle radici la cipolla. La radice è buona, è calabrese, è calabra. E allora magari mettiamola. Mauri, pian piano mettiamo tutto, dai. Sì, dai, ce l'abbiamo quasi. Pacca pure. Quindi Gennaro Gelmini con l'orto del Gelmini assieme a bravissimo che è riuscito molto bene, youtuber Mauri. Bella! Che è riuscito nell'impresa. Ce l'abbiamo fatta, a Vergare ce l'abbiamo fatta. Di aiutarci adesso, nell'orto. Adesso niente, insomma, faccio quello che posso, anch'io con qualche nozione volante che ho, visto che anch'io avevo un orto tanti anni fa, mia madre ce l'aveva. Certo, insomma, questo è il terreno più duro, però insomma, pazienza, ce la facciamo. Dai, intanto ho visto, sono contento, confortato dal lavoro che abbiamo fatto. Tutte le piantine che stiamo mettendo. Cari amici, le piante sono appena messe e c'è già l'ombrichetto che poi scava adesso perché è poco sveglio, ma poi si sveglia meglio e scava le gallerie e si mangia già tutto lui. Questo è l'ombrichetto che abbiamo sempre tenuto qua nell'orto. Vabbè, lo mettiamo qua, tanto tutto natura, ognuno deve vivere, no? Mauri, alza un po', ognuno deve vivere. E l'ombrichetto mangerà lui. Mm-hmm. Però intanto l'abbiamo sfrattato da questa buca e ci possiamo mettere. Mauri, fa vedere tutto quanto. Mm-hmm. Prendi tutto quanto e intanto ci mettiamo un po' quest'ultima piantina di cipolla di Tropea. Certo, il fatto, naturalmente, a Tropea c'è un altro clima in Calabria, però vi dico, la cipolla viene lo stesso anche qua, eh? E adesso passeremo all'innaffiatura, sistemare un po' le piante e annaffiarle. Poi naturalmente le piante prenderanno giusto vigore all'insù anche da sole. E quindi passiamo ad annaffiare. Qua poi tra l'altro è la pianta di ribes che ha ancora i frutti verdi, poi matureranno i ribes e vado a prendere l'acqua. Ok. Sempre Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, qui all'orto. Senki. Andiamo a prendere l'acqua. Ciao. Se no prendo subito l'acqua allora, Mauri. Sì. Raccolgo l'acqua. Sì, intanto ti saluto, chiudo. No, poi... Ma devo riprendere anche per me.
Al volo, Mauri. Con velocità. Allora, mettiamo un po' ad annaffiare, va? Si innaffia, si innaffia. Devo fare anch'io il video dopo delle innaffiature, eh? Sì. Adesso, adesso. Ma che bello, va, adesso cresceranno, poi la giornata è brutta. Perfetto, il nostro orticello. Cari amici, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Ok. Vi salutiamo. Mettete, cari amici, un like, se potete, se volete, iscrivetevi, se potete, se volete, perché la fatica l'abbiamo messa. Infatti. Gennaro Gelmini e anche YouTuber Mauri, YouTuber Mauri che ci ha aiutato nell'orto. Sì, insomma, voglio di gomito e ci siamo rifatti, dopo le piante verranno su, adesso poi sistemo un po' la cosa. Ma tanto olio di gomito. Parecchio. Parecchio. Vabbò. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Adesso faccio io il video che